Ancora 5 minuti su Rai 2, è uscito Mai dire noi, tutto quello che non avreste voluto sapere. È il libro che racconta la storia della Jalapas Band, che è qui con noi. Buonasera. Che bello vedere... Ho sbagliato cose? No, bellissimo, però non è verosimile lui come il signor Carlo. Non si vestirebbe così. Neanche a Carnevale avrebbe messo così. Vediamo se si può fare le scarpe del signor Carlo. Possiamo coprirlo di cemento. Esatto, le scarpe no, perché i tatuaggi invece sì. Il signor Carlo è tatuato. Sì. È un signore tatuato così. Certo. Signor Carlo, buonasera. Sì, grazie per il signore, perché il signor Carlo è... derisione, invece signore spero che sia un complimento. Assolutamente. Perché non è venuto? Signor Carlo, signor Carlo è in clausura da 4-5 anni, non so. Ha preso in questi casi. Sì? In questi casi Marco di solito dice parlandone da vivo. No, ha preso qualsiasi scusa nella vita, poi è arrivata la pandemia e l'unico uomo che ha festeggiato in Italia la pandemia è il signor Carlo. Perché che era una figata, perfetta, non esco più di casa. Mai più di casa. Ma è sempre stato così, volevo farvi vedere questa foto. È sempre stato un tipo schifo. O qua ci dava, no, ci dava lì dentro. ci dava, come diceva. Guardate qua, questo cos'era? I mondiali del 90, perché c'è la mascotte, sì. Ciao. 32 anni fa. Sì, vero? Non mi sfuggono i dettagli. Beh, qualche dettaglio ti sfugge. Sì. Da quanto vi conoscete? Dall'85. E giusto che per... Che ci dava nell'85, signor Carlo. Da solo. Ma si vede che ha il sorriso della memoria di chi comunque ha fatto... Neanche da solo. Dico, neanche da solo. Ha fatto le sue cose. Allora, è uscito questo libro che io ho divorato, vi stavo raccontando prima. Ma non va mangiato, è da leggere. Esatto, non... Era un calembour. Era un calembour. Metafora. No, molte cose da grande fan le conoscevo, molte altre no. Tipo? Allora, quella che non spoilerare. No, beh, tanto ormai. Non è un giallo, No, esatto, non è che c'è l'assassino alla fine. No, quella ma che, non spoilerare. Dai. Quella che sapevo. Avrebbe dovuto esserci probabilmente un assassino, ma prima però, all'inizio. No, la storia di come se ci fosse stato sarebbe stato vestito così, un assassino. Sì. Per non dare nell'occhio. No, quella che a me piace perché la trovo molto romantica. Va bene, niente. È la storia di come Claudio Lippi a un certo punto si è trovato a condurre Mai dire gol. Cioè il Quella classico... dimostrazione è che la casualità nella nostra carriera è sempre, esatto. ha sempre contato molto. Sì. Perché passava veramente di lì per caso, quando Teo abbandonò di colpo la trasmissione a 2 ore dalla messa in onda. Sì. Eravamo senza presentatore e lui passò di lì per caso per salutarci, per ringraziarci. Perché anni prima l'avevamo preso in giro. E così siamo rimasti senza presentatore lo stesso. Di nuovo però, ma con uno stipendio in più da pagare. Adesso mi arriva una telefonata un come... in diretta, perché Lippi segue tutto e manda messaggi, sì, com'era il gesto. Sì, il gestino così. Quindi lui un vi ringraziamo. Un po' come quello che ha raccontato Fiorello prima, delle sliding doors, di questa casualità che anche nella sua carriera è stata importante. Sì, ma non fa i gesti, il signor Carlo. Non è sai che questa versione non fa così. No, ma anche di rapper di Rozzano mi piace tantissimo, esatto, del signor Carlo. Anche voi, che contestualizza tutto. No, poi è un libro pieno di aneddoti, tanto che dovendo scegliere, abbiamo detto di quale parliamo con la Jalapas. Non di sapevamo nessuno, scegliere. Perché uno si compra il libro. No, ci siamo affidati al caso. Ci siamo affidati al caso. Abbiamo la ruota degli aneddoti. La famosissima ruota degli aneddoti. Ma che bello! Mai dire, e adesso vediamo quando si fa. Ah, è già partita così. Ok, mai dire e poi. Insomma, chi l'ha fatta partire? Andiamo a controllare. La magia della nostra tecnologia. C'è il perizoma del Bimbo Gigi, il gelato di Dell'Utri, il frullato di Pier Silvio, posso raccontartelo? Se esce, vediamo. Ma ce ne sono alcuni inventati. Non esiste. Ad un passo dal Nobel c'è? Ad un passo dal Nobel c'è? Sì. Il dottor di signor Carlo, che ha scritto signor Carlo. Signor Carlo, fai i gesti tu per accompagnare. È una cosa che è successa nel 95. Un giorno mi squilla il telefono di casa e a sorpresa dall'altra parte del telefono c'è Franca Rame, che io non avevo mai visto se non a teatro, ma non come spettatore, non andando a salutare, non conoscendo. Non è così, la conosceva, era Franca Rame, non Franca Rame. Era io Franca sapevo Rame chi lui... fosse. Ma non ci eravamo mai incontrati né parlati. E Franca Rame sorprende. Non riuscirò mai a levarmi questa immagine dalla mente. Ci si poteva divertire. Sì. Scusi, signor Carlo. Franca Rame a sorpresa
esordisce dicendo: ciao Carlo, ho avuto il tuo numero da Lella Costa e per prima cosa devo dirvi che siete bravissimi, tutte le cose che fate sono meravigliose. Per cui io sono rimasto sbalordito. Detto da Franca Rame, moglie oltretutto di Dario Fo, che già era in odore di Nobel, sembrava una cosa... Adesso torna. No, no, sì, sì. Ecco, ci sei, ci sei. Mi sentite? Sì, sì. Ah, sembrava una cosa inverosimile. E a quel punto mi ha cominciato a parlare di un'iniziativa che stava organizzando insieme al marito, Dario Fo, per un'occasione politica che non so raccontare, se no ci porterebbe via. Ma in sostanza... Una cosa che noi usissimo, andiamo oltre. Sì. Lei chiede se siamo disposti a partecipare a questa iniziativa alla quale avrebbero partecipato lei, Dario Fo, Giorgio Strehler, Paolo Rossi, Lella Costa, insomma, mi ha sciorinato una serie di grandi nomi. Gigi, lì doveva venire il dubbio. Gigi Pezzullo. Tu dirai chi è. Appunto, partecipava. Sì. Poi? Fatto sta che... Lei mi chiede se sono disposto a partecipare, dico guarda, io sicuramente, immagino anche Marco e Giorgio, glielo dico subito, comunque come minimo parteciperò io. Lei mi dice: ah, fantastico, bravi, vi voglio fare ancora tantissimi complimenti, dillo a Marco e Giorgio, comunque ti aspetto in Piazza Duomo quel giorno, quell'ora. Io le dico: perfetto, ciao Franca, salutami Dario. Dice: ah, un'altra cosa Carlo, scusami, mi raccomando, portate gli strumenti, dobbiamo fare casino. Ci aveva scambiati come pensavo per un gruppo siete bravissimi gli Street Clash, gli Street Clash, praticamente gli Street Clash. Grandissima band, grandissima band. Quindi lui che si era pavoneggiato: ah, siete bravissimi, ah, cazzo, Franca Rame, non sapeva assolutamente chi fosse. Il signor Carlo, aspetta, si è rispento parlandone da vivo, no? Sempre parlandone da vivo. Sai che secondo me mi sentite? Sì, ti sentiamo, ma senza vederti. Aggiungerei purtroppo, fra l'altro. Allora, guarda, Mike, scusami, ti chiedo di allontanarti perché così sembra veramente il funerale del signor Carlo. Ciao, sembra che vai tra da questa parte. Quell'iniziativa, sì? Quell'iniziativa si chiamava il funerale della par condicio. Ecco, vedi che tutto torna. Facciamo ancora un giro di ruota. Tutto automatico, eh? Vediamo. Ma qua la tecnologia. Se c'è una cosa che non manca in radio è la tecnologia. Eh beh, ragazzi. Il gelato di Dell'Utri. Quella è mia, è colpa mia. Allora, era il 92, credo. Facciamo la prima edizione di Mai Dire TV. E allora era prassi essere invitati a Publitalia, che è la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, per presentare il programma ai venditori che potevano andare dagli inserzionisti pubblicitari per invogliarli a investire negli spazi pubblicitari del programma. Quindi presenti questo auditorium di Publitalia, andiamo io e Carlo. Marco non c'era perché si era rotto la gamba. Tanto devo fare la foto, tu tranquillo. Non poteva esserci. Insomma, presentiamo Mai Dire TV, introdotti da un impeccabile Cesare Cadeo, sì, che era l'organizzatore della cosa. Quindi presentiamo il programma, facciamo vedere dei pezzi, cazzeggiamo con davanti a 300-400 persone, se non mi ricordo quanto fossero. A un certo punto, beh, alla fine è andato tutto bene, applauso finale, noi ci alziamo, avevamo il microfono gelato, e arriva un signore sui 55-60 anni verso di me con la mano tesa e io gli do il microfono dicendo grazie buon uomo. Cadeo mi fulmina con lo sguardo e un minuto dopo fa: ma cosa hai fatto? Fa: perché? Ma sai chi era quello a cui hai dato il microfono? No, chi era? Era Dell'Utri. Immagino Dell'Utri. E io ho detto, beh, per essere un fonico ne ha fatta di strada. È andato avanti. È sempre stato così? Sì, le figure di merda le faccio tutte io. Sempre tutte tu. Il libro ce ne sono parecchie. Ho letto. Ultimo giro di... Io spero che venga... Una tua. Vabbè. Sì. Anche di questa ne ho sentito parlare. A quest'ora della Magic si può dire. A quest'ora possiamo raccontare tutto della Magic Box di Claudio Bisio. La Magic Marco. Box di Claudio Bisio. Noi avevamo gente che veniva, musicisti che venivano in promozione. Siccome non volevamo fare promozione, avevamo trovato questo accordo. Loro venivano, suonavano il loro pezzo, noi gli mandavamo dei deficienti di cui eravamo pieni, sì, a farli ridere. Non appena avessero riso, dovevano smettere di fare il pezzo. Il nostro colpo a sorpresa era Bisio, che entrava con una scatola che teneva più o meno qua. Sì. E si girava verso la telecamera, faceva vedere la scatola, poi si girava di nuovo verso chi stava cantando e apriva il coperchio. Sì. La scatola aveva un foro e dentro il foro lui aveva infilato il suo pene. Esatto. Sì.
Di solito ridevano. Quindi di solito ridevano. Quindi non riuscivano più a proferire una parola, perché cioè, era talmente idiota questa cosa che lo guardavano, ma siamo, perché non capivano neanche che la gente potesse non capire. Cioè, cosa sta succedendo? Mike, ritieniti fortunato, Mike Lennon, non ti abbiamo mai obbligato a fare una cosa del genere. Ok, quindi per adesso potremmo iniziare da oggi. Però lui di dov'è? Scusami. Mike, vietnamita, non dire, non dire cose che poi non possiamo. Invece vabbè. No, vabbè. Non entriamo in quei particolari. Signore e signori, fate un grande applauso alla Jalapas Band. Il loro libro è ovviamente nelle librerie. Noi ritorniamo domani. Dovrebbe stare lì. È quasi introvabile nelle librerie, però se chiedete ve lo danno. Ok, chiedete bene, noi ci vediamo domani sera.